Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Queltaleale. Eccoci qui di nuovo con Formula 1 2022, pronti per il Gran Premio di Baku. Oggi appuntamento singolo con gara al 25%, visto che Baku ogni tanto ci ha dato delle belle emozioni, sensazioni e gran premi. Speriamo che oggi sarà così. Siamo in lotta con il nostro compagno di scuderia Carlos Sainz, che non molla niente. E anche oggi, signori, andiamo a vedere, perché il buon Carlos apparentemente è in forma anche quest'oggi. Comunque andiamo a vedere quella che è la griglia di partenza per questo Gran Premio. Poi, come sempre ragazzi, ci regoliamo per quanto riguarda i prossimi, insomma, per terminare il tutto prima dell'arrivo di Formula 1 2023. Vediamo la griglia. Prima di partire, guardiamo la griglia della gara di oggi, dopo le fantastiche qualifiche di ieri. Fantastiche, insomma. Il giro perfetto di ieri, Carlos Sainz gli è valso la pole Russell con accanto in griglia George Russell, proseguendo lungo l'Alpine. La griglia, queste le posizioni: Norris, Hamilton, Valtteri Bottas e Perez, Verstappen, il tristo mietitore. Ma si può, Ricciardo, signori, e Lance Stroll, Leclerc, Magnussen, Esteban Ocon e Gasly, Mick Schumacher, Tsunoda, Guanyu Zhou e Alexander Albon, Schwarzman. Ti ha preso il posto di Sebastian. E niente, signori, è andata non bene questa qualifica, perché addirittura davanti a noi, a parte Sainz, pole position e va bene, ma davanti a noi troviamo anche Verstappen con la nostra Aston Martin, tra parentesi, e Perez davanti a lui, cioè davanti a noi. Quindi abbiamo davanti Perez, lì a destra abbiamo Sebastian Vettel, abbiamo Max Verstappen. Ma si può, Verstappen che ci ha preso il veicolo, vabbè, va, comunque 5 con le morbide, 8 con le dure. Direi di andare così, strategia invertita. Non saprei, più che altro la strategia invertita è sempre lì per una questione di pneumatici, per quanto riguarda la il fatto delle temperature, eccetera eccetera. Però diciamo che proviamo così, proviamo una strategia normale. A livello di benzina non sappiamo benissimo i consumi in realtà. Oggi, come detto, gara al 25%. Voi, come sempre, mi raccomando, supportate la nostra stagione in Ferrari. Questa che è l'ultima stagione di Formula 1 2022. Sarà dura, perché Sainz comunque va a macinare come se non ci fosse un domani. Poi, naturalmente, se noi miglioriamo l'auto, migliora anche l'auto di Sainz. Quindi, diciamo, siamo sempre lì. Comunque, andiamoci a vedere il giro di formazione. E mentre le vetture si preparano a partire, ragazzi, io approfitto per ringraziare lo sponsor del video di oggi, perché anche oggi ci accompagna il buon NordVPN, programma, come sapete, che ci permette di proteggere, tenere al sicuro quella che è la nostra navigazione, protegge le nostre connessioni sia a casa che fuori, ma soprattutto a noi sportiveggianti dà l'occasione di seguire anche il mondiale di Formula 1, perché, come ben sapete, NordVPN è presente in circa 60 paesi del mondo con migliaia e migliaia di server, e questo permette a noi di geolocalizzarci in diversi paesi per seguire eventi, così come anche serie, film, eccetera eccetera, che magari non sono ancora disponibili nel nostro paese. E per quanto riguarda gli eventi sportivi come la MotoGP e la Formula 1, come ben sapete, possiamo seguirli anche in diretta grazie a NordVPN, perché la Formula 1 è trasmessa in chiaro sulle reti pubbliche svizzere. Quindi ci basterà collegarci al server svizzero di NordVPN, andare sul sito della rete pubblica svizzera e seguire il Gran Premio in diretta, tra l'altro anche con commento in italiano, per vedere un pochino come va questa stagione, visto che tra l'altro questo weekend è anche weekend di gara. Io, ragazzi, come sempre vi lascio il link, date un'occhiatina, il link in descrizione, in sovraimpressione, anche perché, come sempre, oltre alle classiche offertone, allo sconto per voi sportiveggianti, c'è anche il soddisfatto fatti o rimborsati per il 100%, quindi provare in questo caso non costa nulla. Attenzione Max Verstappen, lo andiamo a superare. Davanti a noi c'è Perez, che tra l'altro ha gomme medie. Piano piano, di fino, dai, senza toccarci. Olè, attenzione, lì davanti si sportellano. Oh,
Non dobbiamo perdere. Oh, troppo terreno. Anche perché adesso sicuramente Sainz se ne va. Quindi dai, dobbiamo spingere tantissimo. Davanti a noi la Mercedes di Lewis Hamilton. Oh, occhio. Sul dritto non so come siamo messi, perché in realtà durante le qualifiche proprio sul dritto ho perso due posizioni nella parte finale del giro. Qua però possiamo gestirlo noi l'Hertz. Vai. Vai, vai. Dai, è così. Madonna che rischi. Attenzione lì davanti, perché Sainz già sta allungando. Abbiamo un po' di traffico qui. Sono tutte auto che spingono. Tra l'altro ottima la qualifica della Alpine lì davanti. Qua a Castello è sempre una zona molto rischiosa. Là arriviamo forte, ma ci troviamo un po' impantanati. Vai, che qua siamo sempre a cannone. Attenzione, si va a superare Valtteri Bottas. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme medie. Vai. Subito cercare di attaccare anche Lando Norris e poi Russell. Come detto, ha fatto un'ottima qualifica. Sì, attenzione lì con l'Hertz a cannone, però occhio che sta finendo l'Hertz. Grande staccatona qui. Sfruttiamo il DRS, visto che Russell è troppo distante da Sainz.
Adesso un pochino stiamo recuperando, ma mi sta aiutando il fatto di avere dei punti di riferimento qua davanti, perché sicuro che poi saranno i danni. Momento, mo che siamo in rettilineo, metto un attimo in pausa che squillando il telefono. Catroia, abbiamo dato una gommata clamorosa. Momento, pronti? Fortunatamente stop è aperta. Ma io non abbiamo scassato niente. Adesso però che siamo distanti da Carlos, non tantissimo però. C'è da dire che Carlos è veramente, sembra imbattibile, però ci potrebbe essere una strategia che potremmo adottare. Potrebbe essere strategia che potremmo adottare. Oh, e questa è la strategia, signori. Visto che abbiamo il DRS, approfittare di questo giro in più per imbucarlo. E lui in linea teorica si dovrebbe fermare a questo giro, ma ci siamo prima noi. Perché di solito ci fermiamo noi e poi si ferma lui al giro dopo. Quindi noi, mettendoci davanti, se lui si ferma insieme a noi, perde un po' di tempo. Lo so, un po' da stronzi, possiamo dirlo, ma ci sta, severo ma giusto. Signori, sono così strategia queste, sono calcoli strategici, è giusto così o no? In amicizia, se vuole può proseguire, io entro adesso, lui può andare pure dritto, scelta sua. Ha scelto di entrarmi, che colpa mia. Carlos è rientrato ai box. Mo' aspetta. Dai! No! Guarda sto figlio di puttana. Ma che liscio come l'olio? Vai, vai. Tutte le soste a disposizione. Quella era l'ultima. Occhio che qua ci lascia fuori con gomme congelate.
Lontano, vai. Tra l'altro siamo anche davanti a Russell. Si è fermato il giro prima, quindi buon per noi. Ora concentrati, perché le gomme devono entrare bene in temperatura, a rischio. Via via. Signori, abbiamo usato una strategia un po' losca, ma il box sapeva che noi saremmo rientrati al giro dopo. Cioè, se non rientro a quello, rientro a quello dopo, no? Fate rientra Sainz. Questa un po' strategia cattivella, cattivella, ma ci stava. Abbiamo recuperato giusto al volo. Ora via, dritti per dritti, attenzione a George. È nel mischione, Carlos, è nel mischione. Vabbè, vediamo se ci sarà qualche altro taglietto per alleggerire un po' il video, vediamo, dipende da ci sono lotte o meno. Se Russell riesce a tenere il passo, noi diciamo che penso che riesca a tenere il passo, più che altro perché noi quando abbiamo una guida davanti andiamo più veloci, quando andiamo un punto di riferimento che ci aiuta. Vediamo se questo Russell oggi è in formissima con la sua Alpine. Abbiamo condizioni del veicolo non ottimali, insomma. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 5,8 secondi. Sainz pian piano comunque recupera terreno su Norris. No, Bottas è quinto. Signore, noi non facciamo sconti neanche al nostro compagno di scuderia, per forza. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Allontaniamoci il più possibile da George. Se non riesco a usare il DRS è un'ottima cosa. È più distante di un secondo, quindi forse ce la facciamo a distanziarlo. Dai, Oh.
eventuali rischi, però, tanto Sainz sta assaltando Valtteri. E si prende la quinta posizione, ma Valtteri ci riprova comunque, non lascia correre. Che cazzo, eh? Si avvicina Russell, stiamo un po' deconcentrando e non va bene. Signori, George Russell ha alzato bandiera bianca da un paio di giri. Stiamo guadagnando parecchio, forse perché questo non riusciva a recuperarsi, non lo so, poi dietro andavano più lenti. Attenzione. No, in realtà si era ritirato Mick Schumacher, ultimo giro. Ha iniziato a rallentare un pochino Russell, comunque a non spingere così tanto, anche perché noi comunque giri quelli so, quindi non siamo noi che andiamo più veloci, ma probabilmente lui che va più lento, anche gli altri in realtà, perché forse Sainz ha anche lui alzato bandiera bianca, è successo qualcosa con Bottas, perché non ha provato più a superarlo, e oltre a questo non lo vediamo neanche. Occhio, queste ultime curve. Ah no, eccolo lì, è dietro non solo a Bottas ma anche all'altra Mercedes. Forse quando si è scannato con Bottas ha scassato qualcosa. Dai è così signori. Oggi di cattiveria Buzzi, di cattiveria però strategica, senza guardare in faccia a nessuno. Si è organizzato di suo per far fuori il suo compagno di scuderia e andarsi a prendere questa vittoria a Baku. Dai è così. Assolutamente fantastico, davvero, ottimo lavoro. Tecnica, tecnico tattico, è un po' Buzzi Prost, calcolatore, è un po' stronzetto. Si aggiudica la vittoria. Cosa pensi sia stato l'elemento decisivo per superare gli Guardalo avversari? Guardalo com'è cattivo. Beh, con una serie di sorpassi così la vittoria è decisamente meritata. La sua vettura ha sfruttato molto bene la scia oggi. Il team sarà ben contento di sapere che il motore non si è fuso dopo aver passato così tanto tempo a raccogliere il calore delle altre auto. Ha avuto il coraggio di spingere al massimo le gomme, specialmente la curva, permettendogli grandi staccate e quindi dei sorpassi entusiasmanti. C'è da dire che comunque stavamo guadagnando in generale, stavamo andando forti, infatti abbiamo pian pianino recuperato terreno su Sainz fino ad andarlo a superare prima del pit, quindi... Guardalo, guardalo, via cazzotti a tutti. Bravo Buzzi, bravissimo. Vediamo cosa cambia. Andiamo a vedere Sainz in settima posizione. Noi abbiamo fatto anche il giro veloce. Vantaggio nel campionato.
Oggi non sono mancate le dimostrazioni di talento. Grande Buzzi, 23 punti, dai. Te? Direi il tristo mietitore. È giusto così. Ha effettuato una splendida rimonta. Non è facile farsi largo nel gruppo in quel modo in Formula 1. Ma Buzzi mena. Allora. Dobbiamo sfruttare anche questi aspetti, soprattutto ragazzi quando abbiamo la gara al 25%, perché abbiamo visto che su quelle sprint, diciamo, è più difficile riuscire a recuperare, soprattutto Sainz, che qua l'abbiamo recuperato prima del pit, ma se fosse stata una gara da 6 giri sarebbe finita là la gara, quindi... è un po' complicato da quel punto di vista, però va bene. Allora, noi ragazzi ci vediamo con il prossimo appuntamento con il nostro buon Buzzi. Voi mi raccomando, come sempre, lasciate like, condividete per supportare sempre il canale. Vi ricordo come sempre il link in descrizione per l'offerta di NordVPN. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Un saluto a tutti da Quel Taleale.